domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Buongiorno, buona domenica a tutti, auguri intanto a tutti Giovanni e Giovanna all'ascolto in visione della nostra emittente. Sono le 10 e 11 minuti primi, siete già collegati con Giri Falco, siamo tornati in provincia di Catanzaro, clima frizzante anche perché il sole non c'è al momento, 437 metri sul livello del mare, ma c'è una collinetta più in alto che Montecovello straordinario. Posto turistico, ma non solo, per assaporare l'aria ancora più frizzante e buona. Ma andiamo a conoscere il territorio, andiamo a conoscere Giri Falco con una scheda che io avevo preparato anni or sono, quando era venuto qua con l'altro mio programma Radici. Quindi sono passati un po' di anni, era nel mese di luglio, quindi qualche giorno dopo, nel giorno in cui ci troviamo oggi, e quindi risente anche di quel giorno ovviamente. Andiamo a ripercorrere in quanto quella storia e quella visione di quel giorno. Regia. Risalendo dallo Ionio, dopo aver intravisto sulla rupe la millenaria squillace, la strada prende a destra. L'asfalto tremolante ci fa capire che sarà una giornata calda. E Giri Falco è lì, dopo il lungo rettilineo e qualche tornante. Appare così all'improvviso, con le sue chiese e fontane. La casa, la presenza tua leggera. Quando amuri e attraverso purumari, assinunte gli sciumari, sotto l'acqua fritto e nidi. Quando amuri, amuri e non c'è sete, non c'è fame, non c'è guerre e dispiaceri, ti sembra di volare. Il terremoto del 1783 ha pesantemente rimodellato l'intera Calabria, così come ha fatto con Giri Falco. E passeggiando poi tra i ruderi delle vecchie mura si coglie ancora appieno la linfa vitale che un tempo regnava tra le strette viuzze. Quando mari non li stracqua, non è mai nutrate turi, gente buona e speranzosa. Tessaro propria casa. Dall'orizzonte annebbiato dal caldo afoso e da un luglio così avaro di pioggia spunta lo Ionio, da dove partivano le scorribande saracene che anche qui seminarono morte e distruzione. Dai volti scavati degli anziani nel loro abito tipico si coglie appieno la fierezza di questo popolo, orgoglioso di appartenere alle poche migliaia che hanno avuto la forza ed il coraggio di combattere l'emigrazione e di restare qui, presso la casa natia. Benvenuti a Giri Falco, tra storia, leggenda e follia. Passi monti e li sciumari e ti sembra di volare. Amici di Radici, siamo tornati, un nuovo appuntamento, siamo tornati nella provincia di Catanzaro, mancavamo a dire il vero da un bel po' di tempo, siamo nell'entroterra e siamo andati a Giri Falco, tra storia e natura, venite con me. Da sto paese andavi tanti strati,
ma tu dica non passi mai. Avanti re tu vai tasti ripati, commuta testa mia e manco sai. Beh, hanno voluto farmi vedere com'ero 10 anni fa, capello un pochino più bianco, anzi molto più bianco. Alle nostre spalle c'è il municipio di Girifalco, sono con l'assessore Elisa Sestito che mi racconterà di questa amministrazione tanto femminile, perché oggi abbiamo un rappresentante della vostra amministrazione comunale. Sì, buongiorno a tutti e grazie a Telemia per aver dato la possibilità a Girifalco di parlare di sé stamattina. L'amministrazione è un'amministrazione giovane, noi ci siamo insediati nel 2015, molti di noi eravamo di prima amministrazione, tra cui io, e non vi nascondo che le difficoltà sono state inizialmente tante, così come tanta però è la voglia di andare avanti e la voglia di dare risposte ai cittadini che in noi hanno creduto. Nella squadra ci sono diverse rappresentanti femminili, abbiamo la dottoressa Concetta Piccione, abbiamo la dottoressa Valeria Tolone, abbiamo lo staff del sindaco Alessia, insomma diciamo che il sindaco, la rappresentanza femminile non si può lamentare. Adesso però vorrei parlare un attimo di Girifalco. Girifalco è normale, è il mio paese, mi ha dato i natali, quindi non posso dire altro che Girifalco per me è il paese più bello del mondo, è terra di accoglienza, da sempre ho ospitato. Questo lo certifico io, in questi 3 giorni ho vissuto 3 giorni straordinari. I cittadini sono portati all'accoglienza perché sono abituati, perché da sempre abbiamo ospitato l'ospedale psichiatrico, perché da sempre chi è diverso ha trovato a Girifalco l'opportunità di inserirsi in un sistema sociale che non guarda con pregiudizio, e di questo sono fiera dei miei cittadini, dei miei paesani, perché non hanno mai guardato oltre le diversità, perché non hanno mai posto barriere, perché abbiamo fatto lo SPRAR 2 anni fa che inizialmente pensavamo potesse essere mal visto dai girifalcesi, e invece abbiamo avuto una integrazione sorpresa. Abbiamo avuto una bella sorpresa perché abbiamo visto come Girifalco, come i girifalcesi sono capaci di amare, sono capaci di volgersi al prossimo, sono capaci di accogliere, e di questo l'amministrazione è orgogliosa, siamo orgogliosi dei nostri cittadini. E Girifalco è anche paese di grande cultura, e quest'anno l'abbiamo tenuto in maniera allegra, frizzante. Girifalco è un paese vivo, è un paese giovane, è un paese bello. Abbiamo fatto delle letture quest'anno, le letture d'autunno, delle letture di primavera, che insieme allo staff del sindaco Alessia Bordino, che è un'ottima giornalista, abbiamo curato insieme, e ci eravamo cimentate così, partiti così, con la presentazione di qualche libro. Poi abbiamo visto invece questa attenzione crescente verso la cultura, questa voglia anche da parte degli altri artisti, gli artisti di tutta la Calabria, di raggiungere Girifalco e di fare da vetrina a chi ha scritto, a chi vuole lanciare un messaggio agli altri. E adesso le letture riprenderanno. Ci sarà uno speciale estate dedicato a Domenico Dara, a cui io voglio fare un augurio. Voglio fare l'augurio a Domenico Dara di andare e di portare Girifalco oltre confine, come lui già sta facendo. I suoi libri sono già tradotti in lingua tedesca, so che vorranno farlo in altre lingue. Domenico è il nostro orgoglio, è la punta di diamante di Girifalco, e l'amministrazione lo ricorda sempre ogni volta che può. Perché è giusto, chi riesce a farsi strada, chi riesce a lasciare un segno, che venga ricordato e che venga aiutato, sostenuto, anche se lui non serve perché fa tutto la sua penna. E poi vorrei lanciare un messaggio ai giovani di Girifalco, a tutti quei ragazzi che si sentono sconfortati, che pensano che l'amministrazione magari non pensa a loro. Così non è. Purtroppo gli amministratori troviamo le difficoltà che trovano tutti i comuni. Pensate al sistema centrale, che un po' ha ridotto le finanze per le casse comunali di tutta Italia. E un messaggio quindi di augurio ai ragazzi di sentirsi sempre forti, di non scoraggiarsi mai, soprattutto di non vedere l'amministrazione come qualcosa che è lontano da loro, come lontano da loro, perché noi siamo qua e invece vogliamo rispondere alle esigenze dei cittadini e rapportarci con loro.
Mi permetto un attimo di ringraziare i quattro ragazzi che mi hanno aiutato in questa avventura, questi quattro giorni di servizio civile, mi pare. Sì. Noi abbiamo quattro ragazzi che si stanno occupando della biblioteca comunale, che a breve diverrà un altro dei nostri motivi di orgoglio, perché la biblioteca comunale aveva dei testi che si erano un po' erano un po' malmessi anche dal punto di vista logistico come struttura, perché c'era stato un allagamento. Poi abbiamo vinto un progetto di servizio civile e abbiamo avuto la grande opportunità di avere quattro ragazzi in biblioteca che ci stanno dando grande soddisfazione. Hanno aiutato anche lei in giro per il paese, so che l'esperienza gli è molto piaciuta, la possibilità di intervistare anche i cittadini per loro è stata una cosa fantastica, e mi hanno detto a me: mandaci spesso a fare questo tipo di avventure, che la biblioteca ogni tanto dobbiamo uscire, che altrimenti davvero diventiamo topi di biblioteca e nient'altro. E allora a questo punto ci fermiamo un attimo, diamo spazio a chi ci ha dato una mano per essere in onda questa mattinata insieme qui a Giri Falco. Regia. E partiamo da un marchio storico che c'è a Giri Falco. Parliamo di Caruso, fabbrica artigianale di camicie multicolore, ovviamente su ordinazione, come le volete, e scegliete voi tutto, praticamente la forma, il tessuto, la fantasia, quello che voi volete. Momento di lavorazione che abbiamo carpito, eccola qui, momento in cui molto delicato peraltro, dove si stanno mettendo a punto le camicie, che poi ovviamente prima di essere impacchettate e spedite hanno bisogno di una delicatissima stiratura. Eccola qui, poi al completo, guardate la bellezza, straordinaria ed elegante, per cerimonia ma non solo, e sì, proprio lei Melina che disegna ciò, anche con il marchetto che voi preferite, con le iniziali, magari gli iniziali sono qualcosa di prezioso, ed eccole qui, le stanno facendo proprio in questo momento. Momento delicato, importante per un lavoro veramente di precisione. Ogni colore che voi volete, colore lo scegliete voi. Vasto showroom dove riuscire a prendere la fantasia migliore. Eccola qui. Ce ne sono tante altre, ovviamente, noi vi stiamo facendo vedere tutto, anche i bottoni da scegliere, i colori. È il momento del taglio, fatto a dovere, e sì, da padre in figlie. È un passaggio di consegna importante per una firma importante, quella di Caruso Camicie. Ecco una rassegna di ciò che uno può pretendere davvero di avere addosso. Camicie Caruso in quella di Giri Falco, un marchio storico per la città. Altra visione, una dopo l'altra, una fantasia più bella dell'altra. E le stoffe che si possono scegliere, tutti i tessuti provenienti dai più importanti negozi, e acquistare poi direttamente, lo si può fare. Ci siamo spostati, siamo nella centralissima via che conduce poi fino alla piazza. Royal Bar è una rosticceria, paninoteca, pizzeria, quello che voi preferite, accogliente al massimo, dove si può fare uno spuntino o un pranzo veloce, per un pranzo o una cena veloce, quello che voi preferite. All'interno troverete cordialità e simpatia. Abbiamo riscontrato anche noi fermandoci a pranzo. Ecco, anche questo momento importante, una leccornia che viene servita, una nocciola particolare, e poi tutto quello che si può fare per riempirsi un pochino lo stomaco quando si ha bisogno. Uno spuntino veloce? Eh sì, proprio qui, al Royal Bar. Dicevo, la nocciola è pronta da assaporare, abbiamo fatto anche questo. Un po' di cacao, uno spruzzo e poi sì, via ad assaggiare. Ecco l'interno del locale, ricordate, Royal Bar a Giri Falco, rosticceria, pizzeria da sporto e paninoteca. Andiamo da Casa Arredo, design, arredamento e complementi d'arredo, e all'interno trovate il meglio, davvero il meglio.
cominciamo con questa luminosità incredibile di questi mobili, uno più bello dell'altro. Andiamo sul classico, come in questo caso, oppure una stanza da letto ultramoderna, il bianco, la va per la maggiore, con inserti anche in Swarovski, come vedete in questo momento, oppure una bella cucina. Liube è un marchio importante che viene distribuito appunto in questo punto vendita, nel cuore di Girifalco. Come vedete, apprezzate anche la solidità, i colori e il design straordinario di queste cucine, una più bella dell'altra. Tecnologia a vostro servizio, offerte eccezionali in questo periodo, un arredamento classico a soli 6.500 euro e un arredamento moderno ancora di meno, 5.900, e anche il finanziamento agevolato. Insomma, cosa pretendete di più da Casa Arredo? Altra cucina che vi facciamo vedere, con altri colori accattivanti, moderni anche questi, oppure le camerette, ce ne sono davvero di ogni tipo, multicolore, per la gioia dei nostri bimbi, angoli anche stondati per la sicurezza dei vostri figli. Ecco, questa è una versione, c'è un'altra, eccola qua, questa più da femminuccia, direi, no? Per la comodità, il comfort che deve avere una cameretta per il bimbo, anche la sicurezza ovviamente, che deve essere al primo posto. Altra visione di un'altra camera, poi questa piccola entratina, ma preziosissima, che vi stiamo facendo vedere adesso. Eh sì, un bellissimo sofà, divano, per distendersi magari nei pomeriggi giusti. Casa Arredo. Eccoci tornati in diretta, siamo davanti alla chiesa matrice dedicata a Santa Maria delle Nevi. Ecco, è un pezzo storico, perché qui questa chiesa è crollata durante il terremoto del 1783, prima c'era un antico convento, è stata ricostruita praticamente con ovviamente un'architettura più moderna, ma ha mantenuto per sommi capi la costruzione originale. Siamo con un consigliere comunale, con Concetta Piccione, e raccontiamo di questa amministrazione tanto femminile. Che state facendo? Allora, intanto buongiorno, buongiorno e grazie per essere qui oggi, perché ci date la possibilità di veicolare, di far conoscere il nostro paese, che di fondo è veramente un bel paese. Lo è da più punti di vista, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista climatico, anche se oggi appunto la giornata è un po' uggiosa, e lo è da un punto di vista delle tradizioni, dell'enogastronomia, e comunque e anche i girifalcesi sono delle belle persone. Elisa prima, come di me, sottolineava il fatto che uno delle caratteristiche dei girifalcesi è l'accoglienza. A me invece preme anche sottolineare lo spirito di appartenenza, che è tipico del girifalcese, e questo credo sia un aspetto fondamentale, importante, perché permette appunto di andare oltre quelli che sono i limiti umani e di riuscire promotori di tutto un territorio. Solo una precisazione per quanto riguarda l'amministrazione al femminile, di cui prima anche lì sottolineavo. Volevo dire che abbiamo anche la presenza di Elisabetta Ferraina, che è il primo presidente del consiglio donna, in assoluto primo presidente del consiglio del comune di Girifalco, che in questo caso è anche donna. Bene, appunto dicevo, grazie ai potenti mezzi delle telecomunicazioni è possibile ora dare e veicolare delle informazioni importanti. È un'amministrazione vivace, molto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare, però bisogna dire che è grande lavoro di programmazione, tanto che nell'ultimo anno sono state intercettate somme per un totale di 9.326.000 euro, somme che ora che verranno spalmate su diverse opere pubbliche, che permetteranno pertanto di dare lustro e un volto nuovo a Girifalco, a partire dal rifacimento della casa comunale, quindi l'interesse anche nei confronti delle strutture scolastiche, per quanto riguarda per la scuola elementare, la scuola media, quindi lavori di intervento di adeguamento sismico, via Marconi, ancora per esempio la strada che va da Fosso Grastello
fino a Pacello, sarà un altro lavoro che verrà fatto, la strada del liceo, la paratia, la circonvallazione. Ovviamente chi di Girifalco capirà i luoghi, noi un po' meno perché insomma però non conosciamo il territorio. Ha ragione, però io appunto nel ringraziarla per la sua presenza, io penso che questa opportunità che voi oggi ci date è tanto importante per far conoscere a livello regionale il nostro territorio, perché no, anche per veicolare quelle informazioni per gli stessi girifalcesi, perché molto spesso capita che pur essendo dello stesso territorio tante cose possono non sapere insomma. Io nei giorni scorsi mi sono recato qui a Girifalco, il primo approccio è stato col municipio, che dà l'idea di un antico chiostro, sbaglio, non è un antico convento, cos'era? Francamente non è una domanda, è la mia considerazione più che una domanda. Ho visto in giro per esempio tanti portali, credo sia l'emblema anche del paese questo. Sì, perché comunque noi abbiamo un centro storico importante e per esempio questa amministrazione ha molto puntato anche sulla valorizzazione del centro storico. Chi facendo già una passeggiata si potranno notare sicuramente i portali di cui lei parla, ma per uno esempio bellissimo di fronte al municipio peraltro. Peraltro, sì, appunto. Magari non lo so, forse probabilmente lo farete. L'abbiamo già fatto vedere nella scheda. Okay, perfetto, mi fa piacere. Così come per esempio, sempre facendo una passeggiata, sempre nell'intorno del centro storico, potrete vedere gli antichi pioppi vecchi, oggi denominati Borgard, comunque con la riqualificazione anche di questo presidio. Palazzo Staglianò, che è un'altra comunque realtà e che merita. È un gioiello insomma di questo centro storico. Peraltro io voglio dire, proprio per dare lustro a questo aspetto, sono state molte le iniziative che sono state create. Sì, mi dicono che ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo. Andiamo da Cristyle, andiamo all'interno perché è davvero un'eccellenza del territorio all'interno per vedere cosa c'è nel mondo del lavoro di Girifalco. Guardate questo mondo del parrucchiere o della parrucchiera, come preferite, unisex, in questo caso maschio da questo lato, donna dall'altra parte. Ecco qui, momento della tinta che abbiamo carpito proprio al momento giusto, ogni colore che voi volete, magari nel relax più totale per raggiungere l'obiettivo di avere sempre la testa a posto. Ed ecco, altri momenti si lavora davvero a un grande ritmo per poi ottenere il risultato migliore, come quello che stiamo per apprezzare da qui a poco. La signora è contentissima, vedete, di aver fatto la tinta giusta per una domenica speciale come quella di oggi qui a Girifalco. L'ultimo tocco e si roda lui il maestro, e c'è ancora chi deve cominciare ovviamente la giornata di lavoro e ovviamente lo shampoo per poi proseguire con il resto. Annesso al negozio anche lo shopping da fare per parrucchieri professionali e anche così anche al privato ovviamente che vuole acquisire qualcosa. Eccolo qui, acquistare meglio, colore quello giusto, magari con bimbo in braccio, per la tinta giusta oppure la cosmesi, anche quella professionale. Cristyle sul corso principale, sempre a Girifalco. E andiamo in gioielleria, un'ora fa straordinaria come Raina Maria Grazia, anche qui lavoro delicatissimo e d'eccellenza, una riparazione che siamo riusciti a vedere, vedete con quale precisione e accuratezza viene lavorato in questo caso l'argento, ma capita spesso anche l'oro. Questa è una riparazione che viene fatta al momento con tanto di saldatura, ma soprattutto la creatività che hanno in questo punto vendita, che apprezzeremo da qui a poco. Eccola qui, quella che vi dicevo io, è proprio la linea firmata proprio Maria Grazia Rania. Ancora visione di eccellenza, così come i marchi che ci sono all'interno, oltre ad offrire i servizi di una gioielleria con tanti marchi prestigiosi, all'interno mettiamo a disposizione dei nostri clienti la nostra arte e professionalità. Ripariamo e creiamo oggetti preziosi con passione e con l'intento di soddisfare a 360 gradi chi ci dà fiducia.
Boccaramo in questo caso come marchio prestigioso, e poi la lucidatura che abbiamo imparato proprio nella mattinata trascorsa con loro proprio a Girifalco. Lucidatura dell'argento in questo caso, poi sì, il mondo dell'orologio ormai per eleganza soprattutto. Ce n'è di tutti i tipi, di tutti i colori, per tutte le tasche e per tutti i marchi. Eccone ancora Visione, Spadafora ovviamente, un altro marchio prestigioso che è arrivato con le ultime creazioni, le vedete in questo momento sul vostro schermo, da apprezzare e da acquistare, e il sorriso smagliante di chi ci ha ospitato per una mattinata intera. Eh sì, andiamo alla delegazione dell'Automobile Club di Catanzaro, l'agenzia di Girifalco, momento anche qui di lavoro, perché non è solo ACI, ma anche altro. Siamo da Migliazza Assicurazioni, la consulenza automobilistica, e poi ovviamente le compagnie prestigiose come Allianz e Zurich, con l'attività che è cominciata nel 2013 ma già all'avanguardia. Anche qui momento e mattinata di lavoro, vedete l'ufficio che abbiamo ripreso in toto, delegazione ACI dicevo, agenzia pratiche auto, poi rinnovo patenti, passaggi di proprietà, pratiche varie, assicurazioni, quelle principali come Allianz e Zurich per la polizza migliore, quella su misura per voi. Ecco, tutti i servizi che vengono erogati, questo all'esterno invece del locale che si trova sempre sul corso principale di Girifalco. Chiesa, estate ormai imminente, siamo alle porte, anzi è già cominciata a dire il vero, non oggi perché qui il clima è abbastanza rigido. Cosa offre per l'estate Girifalco? Allora, io voglio appunto approfittare di questa iniziativa per invitare tutti coloro i quali volessero, avessero voglia di visitare il nostro comune, venire a Girifalco. Intanto abbiamo una bellissima montagna, Monte Covello, dotata di percorsi naturalistici e comunque dove si può passare tranquillamente una bella giornata in famiglia, dove si può anche gustare. Avete un bellissimo parco, diciamolo pure. È vero, si può gustare tanto a livello nella sana e piena natura. Comunque venite anche a Girifalco, insomma faccio anche questa promozione, questa propaganda, giustamente, perché tante sono le iniziative per l'estate girifalcese. Rivedi il centro storico, per esempio, che è un contenitore appunto per la valorizzazione appunto del centro storico, e siamo già quest'anno alla quarta edizione. E così come devo assolutamente ringraziare tutte le associazioni che sono presenti a Girifalco, molto produttive, molto vivaci, che si impegnano tantissimo, e tante sono le iniziative che propongono, come per esempio mi viene in mente per esempio la zucca, che è la sagra buona. Sì, infatti, promossa da Lega Ambiente, per esempio, e così come le tante iniziative fatte dalla Proloco, che è la madre di tutte le associazioni. Quindi venite. Prodotti tipici interessanti anche il fungo, per esempio, voi valorizzate molto questo, vedo che tanti boschi. Sì, vabbè, certo, chiaramente noi qui abbiamo molti esperti, gente che va a raccogliere i funghi, visto che abbiamo la montagna. Di sicuro, come da un punto di vista enogastronomico, diciamo che il piatto tipico di Girifalco è la melanzana ripiena, che in questo periodo dell'anno la mia passione la mia passione. No, guardi, venga a fare qualche, nei percorsi naturalistici magari una corsetta, così le smaltisce pure. Il regista ride, lo sai, insomma sono ginnico una volta. Si vede, guardi, non l'avrei l'ho detto subito, appena l'ho visto ho pensato. Allora, ci fermiamo ancora un attimo perché poi incombe la Santa Messa, vi dobbiamo dare anche il titolo del giornale di oggi, raccontiamo anche la prima pagina. Andiamo un attimo ancora in pubblicità, dobbiamo rendere merito a queste aziende che ci hanno dato una grande mano per essere in onda oggi. Spazio a loro. Eh,
Sì, buongiorno, Enzo De Filippo, con titolare della farmacia De Filippo SNC, gestisco la farmacia insieme a mia sorella Rosanna, ci lavora la mia moglie e i collaboratori. I collaboratori sono la dottoressa Teresa Serratore, Rosalba Vitaliano, Marilena Sestito, Lucia Ossia. La farmacia è nata nel 1956 da mio padre Pietro De Filippo. Siamo aperti tutte le domeniche e rivolgiamo un servizio alla cittadinanza aperti quasi 365 giorni l'anno. La nostra farmacia è una farmacia dedicata alla farmacia dei servizi, alla farmacia del futuro. I servizi che noi offriamo alla nostra cittadinanza, al nostro cliente utente paziente, sono holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, autoanalisi delle urine, autoanalisi di prima istanza e altri servizi. La farmacia lavora a 360 gradi e siamo sempre disponibili con la nostra cittadinanza, dietro l'insegnamento di mio padre, dove diceva sempre che il cittadino ha sempre bisogno di un sorriso, di qualcosa per poter andare incontro a qualsiasi esigenza. Siamo sempre disponibili a rispondere alle esigenze dei nostri concittadini, ma anche dei paesi limitrofi e con un pizzico di orgoglio dico che siamo punto di riferimento per tutti i paesi dei comuni limitrofi e cerchiamo di dare sempre il nostro meglio, di dare una parola di conforto e cercare di risolvere tutti i problemi che i nostri utenti, pazienti ci sottopongono. E ci siamo spostati? No, siamo proprio al centro. Corso principale è la comodità di C6, un supermercato di qualità e quantità. Andiamo all'interno per vedere cosa di straordinario vi offre nel quotidiano, per la grande spesa o quella semplicemente del giorno. Migliori marche per quanto riguarda salumi e formaggi, abbiamo apprezzato oltre che la qualità anche il grande assortimento. Il pane che arriva quotidianamente da Cosenza e poi guardate l'assortimento dei formaggi, quelli nostrani e non solo, come avete visto, ecco quelli nostrani che apprezzate in questo momento, reparti poi dei prodotti tipici anche qui con grande vasto assortimento. E c'è chi preferisce una buona bottiglia di vino? Eh sì, eccola qui, un giro abbastanza importante come quello che si sta per offrire in quel momento. E poi ovviamente il resto dell'assortimento che trovate all'interno di questo punto vendita che ha la comodità di essere proprio al centro e la storia praticamente del posto per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio di alimentari come in questo caso. Ecco i reparti assolutamente di grande assortimento con i marchi più prestigiosi ovviamente di tutto, dalla pasta al riso eccetera. Beh, noi ci siamo a questo punto e tu ci sei? Ci sei, è il supermercato giusto per te. Qualità e quantità. Altro locale di prestigio, Just Sense, che trovate in quella di Girifalco. Prestigio sì, perché è davvero gran lusso per essere sempre col corpo a posto, in ordine e soprattutto bello, bello da vedere. Eh sì, siamo da un estetista che dà qualità e ovviamente anche la bellezza. Accoglienza eccellente per Just Sense Manicure per cominciare, poi il trattamento viso-corpo. Ecco, macchinari d'avanguardia, vedete, le ultime ritrovate. Si fa davvero di tutto, anche un buon massaggio, lo vedremo adesso, un relax magari a lume di candela con una cera che si scioglie, poi per essere massaggiati e rilassamento immediato in questa stanza dai colori soffusi e dalla musica che ti porta ad avere, come dire, un grande rilassamento. Ecco qui un momento che abbiamo visto di lavoro e dell'eccellenza del posto. Ovviamente anche la pedicure viene fatta con grande professionalità, anche qui grande accuratezza anche nei particolari, come vedete in questo momento. Locale grande davvero, l'epilazione
anche questa ormai gettonatissima dalle nostre signore, anche qui con il marchio più prestigioso che c'è sul mercato e con la grande precisione che solo i professionisti vi possono dare. Just Sense, proprio qui a Girifalco, un'eccellenza del settore. Eh sì, ed infine un buon trucco nella stanza, sala, giusta meglio. Eccoci. Ultimo segmento prima di lasciarvi alla Santa Messa che sarà officiata da Don Pantaleone Greco in sostituzione dell'altro parroco, vero? Sì, perché Don Orazio Galati si è preso un periodo di vacanza, come giusto che sia. Senta, oggi è un'occasione importante anche perché siamo collegati con l'estero, quindi chi di Girifalco è emigrato ci vede, quindi è un'occasione per salutarli. Sì, voglio fare proprio un ciò con la mano, che è un ciò che parte dritto dal cuore, e voglio lanciare un messaggio ai girifalcesi che sono sparsi per tutto il mondo. Noi vi pensiamo, come siamo convinti e strasicuri che anche voi lo fate con immensa nostalgia. Io chiedo a tutti i girifalcesi che sono fuori di aiutarci loro, che hanno sempre nel cuore Girifalco, ad amarlo sempre di più, perché Girifalco è fatto da persone speciali, è fatto da persone splendide, è un paese che sa accogliere, è un paese bellissimo ed è giusto che tutti lo amiamo come merita. Senta, io voglio tornare un attimo sulla questione psichica. Ha dato molto lavoro qui a Girifalco, quindi è anche stato l'emblema lavorativo per tanti anni, no? Sì. Adesso a che punto siamo? C'è ancora, no? Sì, ha subito poi nel tempo, anche per la legge Basaglia, c'è stato poi un ridimensionamento di quelle che sono state le sue funzioni. Si pensi che sino a qualche decennio fa arrivava a toccare anche i 1000 e 2000 pazienti. Dopo la legge Basaglia quindi ha cambiato un po' l'approccio al sistema psichiatrico, e quindi non è dovuto all'ospedale in sé, ma è dovuto alla legge nazionale. Quindi comunque oggi ci sono, funziona come CSM, e infatti se voi vedete il paese ci sono persone che si curano qua a Girifalco, che si sono integrate, e per questo io lo voglio ribadire, perché è una cosa che è il mio punto di orgoglio. Il solo pensare come il cittadino di Girifalco apre le braccia, accoglie a qualsiasi tipo di persona, rende me e tutta l'amministrazione orgogliosa di loro. Mi piace ricordare che nasce appunto in quel luogo la canzone Ti regalerò una rosa. Sì. Ti regalerò una rosa, poi è stata conferita anche la cittadinanza a Cristicchio, una canzone stupenda che parla del tema psichiatrico. E anche Domenico Dara ha scritto molto sulla psichiatria. E io invito ancora nuovamente a venire a visitare Girifalco e a venire a visitare quel patrimonio psichiatrico che c'è all'ospedale, dove pensate ci sono centinaia di cartelle cliniche, centinaia di scritti dei maggiori professionisti psichiatrici di tanti decenni fa, che magari patrimonio storico importante. Pensate ai ragazzi che studiano medicina, che si specializzano in psichiatria, quanto può essere importante. Allora la blocco perché vi tengo qui per i saluti finali, dobbiamo andare ancora in pubblicità, l'ultimo segmento, e ancora grazie anche a queste altre aziende. Andiamo da Caleido Caffè, pasticceria, gelateria, yogurteria, sempre quel corso principale che spacca in due Girifalco per dare sfogo a tutte le leccornie possibili ed immaginabili che si trovano in questo locale straordinario. Ecco il gelato, il buon gelato artigianale appena fatto, tutti i gusti che voi volete, momento particolare soprattutto per me che sono goloso, e sì, una buona coppa appena confezionata per essere degustata al momento nella frescura dello spazio antistante fuori, quello che state apprezzando da qui a poco. Poi ancora il bar all'interno per avere tutto quello che un servizio bar deve essere, gelateria per i bimbi, la gioia, e si nota anche negli occhi di questa fanciulla che è venuta a gustarsi il suo bel gelatone. Altri momenti e altri momenti di passione, come il caffè oppure una buona torta per ogni cerimonia, prima comunione o battesimo come avete visto, oppure
altro dolce e altre leccornie che vengono servite quotidianamente in questo punto vendita straordinario di Girifalco. La vera attrazione per giovani, ma anche per i più grandi, ma soprattutto per i piccini. Ecco, ancora qualcosa di particolare o un dolcetto pomeridiano o l'assortimento giusto per una domenica speciale come quella che oggi stiamo passando qui a Girifalco. Caleido Caffè, pasticceria, gelateria, yogurteria, sul corso principale, sempre qui, Girifalco. Andiamo da Sudmarmi. Sudmarmi è un'azienda importante per il territorio, sarei dire una pietra miliare. Anche qui la storia l'ha fatta da padrone, ma cominciamo con la realtà che è quella di oggi, questo stabilimento imponente ed importante e soprattutto il modo che hanno avuto da accoglierci. Lavorazione di marmi e graniti, Cavalier Fodor ovviamente, siamo pieno centro a Girifalco. Le ultime novità tecnologiche per tagliare oppure, come dire, scolpire il marmo, ma dicevo di storia, perché il Fodaro ha lasciato il segno con le sue mani, sapienti mani oserei dire, in vari punti di Girifalco e non solo. Totò si chiamava così, o era chiamato così in vezzeggiativo, realizzava infatti importanti opere pubbliche, dai manufatti marmori nella chiesa matrice ad una vasca con relativo ceppo nella seicentesca fontana di Carlo Pacino a Girifalco, e dagli altari, dal colonnato della chiesa di Gagliano ai lavori di recupero della chiesa dell'ospedale militare di Catanzaro. La sua mano eccellente, artistica in questo caso, ha lasciato davvero il segno importante ed imponente. Questo invece è il momento tecnologico, lavorazione ormai moderna ovviamente di tutto ciò che è marmo di prima qualità e che marmi, li vedremo da qui a poco. Davvero è una occasione importante e unica per visitare uno stabilimento all'avanguardia, guardate questo pezzo di lavandino e poi la tecnologia. Sì, l'azienda vanta attrezzature importanti all'avanguardia, materiali di notevole importanza ed operai specializzati nella lavorazione dell'arte funeraria e nell'architettura marmorea, lavorando su un vasto territorio della provincia di Catanzaro. Vi dicevo di marmi di eccellenza, quelle che state ammirando in questo momento, ma è solo un piccolo dettaglio di quanto noi abbiamo visto. C'è un assortimento davvero imponente, guardate questo bianco con queste righe e poi questo ci ha davvero, come dire, attratto ed appassionato. Sembra una spiaggia che potreste avere direttamente nella vostra casa. E poi altro dirigato, marmo sempre più pregiato, e vedete cosa hanno saputo realizzare. Sono una piccola sequenza di poche cose che vi possiamo mostrare in questa mattinata qui a Girifalco. Sudmarmi, un nome, una garanzia e soprattutto prezzo e qualità. A Girifalco, nella strada principale, sempre la solida, che porta verso su, verso il centro. Ecco l'assortimento che vi dicevo prima. Una piccola parte, questo perimetro maestoso che abbiamo voluto ammirare ed offrirvi per farvi capire l'imponenza di questa azienda che milita su un territorio così importante. Adesso ci siamo spostati, siamo in uno dei luoghi più belli del territorio, nell'alture di Monte Covello, dove troviamo questo parco attrezzato, appunto Monte Covello, dove c'è annesso anche ristorante, bar, pizzeria di nuova gestione. Guardate cosa sanno fare davvero per qualunque cerimonia, ma non solo, anche la cucina tipica del territorio è quella, l'attrazione importante ed imponente per questo locale. Ovviamente il re del bosco, il fungo porcino, che qui la fa da padrone per quanto riguarda la nostra cucina calabrese in tutte le stagioni. Anche adesso è stagione di funghi, chissà, magari delle buone tagliatelle per questo mezzogiorno insieme, oppure che so, un pranzo più prelibato come in questo caso, magari una cerimonia da andare a fare, a festeggiare su a Monte Covello, in questo parco attrezzato di straordinaria fattura, immerso soprattutto nel verde e nella natura, per poter respirare aria buona e mangiare cibo sano e genuino. Ricordate,
Parco attrezzato Montecovello, sulle alture di Girifalco. Abbiamo voluto raccontarvi la storia di questa impresa che comincia nel 1910 ad opera del maestro artigiano Domenico Cagliò, dalle falegnamerie da lui gestite, una in Corso Teodosio, attuale via Roma, e una in Piazzetta di Luca, dietro le campane, nasce quella che oggi è la storica impresa funebre Cagliò. Il grande maestro artigiano, dalle cui mani venivano realizzate botti, infissi, portoni, ruote di carri e feretri, prodotti realizzati a mano con la massima cura artigiana e legnami pregiati stagionati, con la cura dei dettagli, intarsi e perfino la realizzazione di imbottitura realizzate con rasi, velluti e lini. Quest'ultimo lasciò la sua falegnameria in Italia nel 1925 circa per realizzare il sogno americano. Appunto, lo portò negli Stati Uniti d'America, dove nel South Lee divenne costruttore delle famose case in legno americane, dove continuò la sua arte e professione, diventando una figura di spicco dell'artigianato italiano all'estero, affacciandosi ad un mondo nuovo con il nome di Dominic Cagliò, General Building Contractor. E da lì poi nasce, quella era la storia, e poi nasce l'azienda che oggi tutti conoscete, l'azienda Cagliò di Girifalco. Domenica è sempre domenica. Ecco, che devono essere necessariamente telegrafici perché incombe la Santa Messa, anzi l'abbiamo fatta ritardare, colpa nostra. Permettetemi solo una cosa al volo, un pensiero particolare a tutte le persone che per disagio, disabilità sono nelle loro case e non possono uscire a marciare le vie del paese. A loro va il nostro saluto più caloroso, un saluto anche da parte del sindaco che adesso dirà la dottoressa Concetta Piccione. Buona estate a Girifalco, ai girifalcesi, grazie a Telemia e un saluto a tutti, arrivederci. Sì, siamo alle ultime battute finali, per cui io sarò breve. Porto i saluti del sindaco, il quale oggi avrebbe voluto essere presente ma non c'è per problemi familiari. Nell'associarmi ai saluti che ha fatto prima di me l'assessore Sestito, volevo rinnovare l'invito a tutti coloro i quali hanno piacere di venire a visitare il nostro comune e di farlo, e auguro a tutti buona estate. E allora, non mi resta che dirvi è tutto, ci troveremo domenica prossima, altra piazza, altro paese, altra storia, la Santa Messa, a domenica prossima. Thank you.
all'inizio di questa celebrazione eucaristica, bene ringraziare gli operatori, ecco, di Telemia, che ci mettono in comunione con tanti nostri fratelli, ma specialmente gli ammalati che riescono a vedere questa trasmissione televisiva. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi domenica è il giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Oggi è una giornata anche particolarmente impegnativa a livello di fede, perché la liturgia ci impegna a contemplare le meraviglie del Signore compiute in Giovanni il battezzatore, figlio di Zaccaria ed Elisabetta. Quindi celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, oggi domenica, Pasqua nostra settimana. E siamo chiamati a non morire al peccato per esorgere la vita nuova. Riconosciamoci perciò bisognosi della misericordia del Padre. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio. Thank you.
preghiamo. O Padre, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurle a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore,
egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza». Parola di Dio. Bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto, diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Loro domandavano con cenno a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regione deserta fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Fratello e sorella carissima, il tempo ci impegna a essere solleciti nella brevità in questo momento di contemplazione delle meraviglie che il Signore Dio compie nel figlio di Zaccaria e di Elisabetta, Giovanni il Battista, o come piace dire a me, il battezzatore. Allora, certamente la straordinarietà della persona Giovanni il Battista ci fa celebrare, come per Gesù, la sua nascita, mentre per gli altri tutti i santi, e i santi tutti, si celebra il martirio in genere, o il giorno della morte, come dice la vita nuova. Ma la contemplazione deve avere un riferimento, una caduta nella nostra vita. E pensavo, come dicevo stamattina, all'altra celebrazione, quando noi
siamo messi dinanzi a una bella notizia, che è nato un bambino, una bambina, che diciamo un lieto evento. E pensiamo a quanta gioia, la liturgia tutta, la preghiera d'inizio, il canto, il brano del Vangelo, tutti ci hanno parlato di questa gioia, che è una virtù un po' dimenticata noi cristiani. Quando veramente noi facciamo esperienza profonda, arricchente e che riempie tutta la nostra vita di Dio, allora sì, qualcosa che parte dal cuore nostro, dalla nostra intelligenza di fede per l'esperienza fatta di Lui, che è sempre presente nella nostra vita. E allora, dicevo per noi, confrontandoci con Giovanni, ed è già il nome stesso, no? Tutti quelli vicini, conoscenti, parenti, si meravigliano di questo nome nuovo. Cioè non c'è nessuno la tua parentela che ha questo nome. E già in questo lui porta una novità di vita. Perché lui è come una discriminante tra l'antico Israele e il nuovo Israele, tra la profezia, e Gesù stesso dirà, il più grande di tutti i profeti, è la profezia che diventa storia, principio di un'esperienza tutta nuova di Dio. Già lui è il precursore, colui che prepara la strada a Gesù. E in Gesù, ecco, questa gioia ci viene pienamente donata proprio attraverso la sua parola, anzi lui è la parola del Padre, che ci rivela il Padre, ci rivela l'amore suo, sino a dare la vita per noi, per dire a noi quanto Dio ci ami. La visibilità dell'amore di Dio sta proprio in quella possibilità che noi dobbiamo sempre più recuperare, la contemplazione del crocifisso, che non è un semplice guardare con gli occhi, ma accompagnare questo sguardo l'atteggiamento di fede che ci hanno suggerito questi personaggi vicini nel paese di Zaccaria e di Elisabetta. Cioè, si discuteva, si discorreva di tutte queste cose e quante le udivano, le custodivano in cuor loro. L'atteggiamento anche della Madonna, costantemente a meditare sul perché questo bambino, cosa ci porta questo bambino che è nato, un'attesa molto lunga di Elisabetta e di Zaccaria, veramente il compimento, e pensiamo, se riusciamo a immaginarla, la loro gioia quanto sia stata grande, condivisa e partecipata questa gioia non soltanto alla cerchia dei parenti, degli amici, ma tutti questi paesi vicini parlavano di questo bambino, che sarà mai questo bambino, non lo sappiamo chi è questo bambino. Abbiamo detto già, l'ultimo dei profeti, con la forza, la potenza di Elia, dice il Vangelo, Gesù stesso. Ancora è il precursore, colui che prepara la strada, prepara il popolo ad accogliere il Messia presente, che lui dice, ecco, ecco l'agnello di Dio, la presentazione nuova del Messia, anche se lui aveva certe aspettative forti circa la venuta del Messia. E quando andrà a chiedere, tramite i suoi discepoli, a Gesù, se tu colui che noi aspettiamo, Gesù dice no, no, quello che aspettate voi. Io sono presente in mezzo a voi, certamente, come ha detto già Giovanni stesso, però il compimento della profezia antica, i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, e la gioia si espande in tutte le creature, la novità della vita di Gesù, quella novità che Giovanni ha preparato attraverso un processo di conversione, accogliendo la presenza di Dio e cambiando vita. Allora, più volte in questi giorni la mia presenza in mezzo a voi, carissimi, sono sostituto del parroco, ecco,
e abbiamo parlato di due parole, due definizioni nostre, una sola, profeti e testimoni. Anche noi, guardando Giovanni il Battista, dobbiamo riscoprire questa nostra identità di annunciatore di Gesù, dicendo non chi è Gesù come risposta al catechismo, ma chi è per noi Gesù. È la nostra gioia, è la nostra vita. Lui è la parola del Padre, per noi, per me, per ciascuno di noi, per tutti quanti noi. E poi testimoniare come il Battista. Certo, lui ci ha dato la vita per la verità annunciata, rivelata e presentata in Gesù di Nazareth. Noi non siamo chiamati a morire, certo, per la vita, in quella quotidianità delle nostre situazioni sofferte, nella difficoltà delle relazioni, nella difficoltà della vita, nella sofferenza, una malattia, sempre chiamati a morire a noi stessi, al nostro egoismo, certo, ecco che alla fine c'è sempre questo Dio della gioia, che è Padre nostro e sappiamo, già che è Padre da sempre e per sempre, ci ama da sempre e per sempre e vuole fare festa con noi, sempre. Quando noi, da scappati da Lui e dal suo amore, siamo capaci di tornare a Lui e Lui è la nostra gioia. Un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Uno Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica apostolica, professi un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione del morto, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, nel glorioso ricordo della Natività di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo fra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Per intercessione di San Giovanni Battista, ascoltaci, o Signore. Per intercessione di San Giovanni Battista, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché attraverso i sacerdoti e i laici sappia annunciare il lieto annunzio di Cristo a tutti coloro che non lo conoscono, preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, ascoltaci, o Signore. Per tutti i popoli della terra, perché rifiutando la violenza e la doppiezza si aprono a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, ascoltaci, o Signore.
per le future mamme e papà, perché si sentano coinvolti nel progetto di Dio che li ha resi corresponsabili del grande dono della vita, preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono violenza a causa della loro fede, perché di fronte alle potenze del mondo sperimentino la forza misteriosa che animò il precursore di Cristo, preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, perché dalla nascita di Giovanni il Battista sia umile e generosa verso i fratelli in necessità, sempre pronta a convertirsi, preghiamo. Per intercessione di San Giovanni Battista, ascoltaci, o Signore. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera, e per l'intercessione di San Giovanni Battista, che riconobbe fin dal grembo materno la presenza del tuo Figlio, conceda a noi di essere santificati dall'agnello senza macchia, Cristo Signore nostro, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, i doni nostri nella solenne ricordo della nascita di San Giovanni il Precursore, che annunziò la venuta e indicò la presenza del Cristo Salvatore del mondo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna, eletta e consacrata a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunziò i prodigi ai tempi messianici, e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo Figlio, autore del battesimo, e rese la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, dagli angeli ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Thank you.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, sarese partecipe alla sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, non è con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Vincenzo, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, metti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Rocco nostro patrono e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che è segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, conceda la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna.
invitati alla cena del Signore. Ecco, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo.
esulti, o Padre, la tua Chiesa nutrita alla cena dell'agnello. Riconosco l'autore della sua rinascita, Cristo tuo Figlio, che la parola del precursore annunziò presente in mezzo agli uomini. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Ringraziamento anche alla fine obbligo, perché per quanti hanno dato la possibilità di raggiungere tanti nostri fratelli nella fede che stanno magari anche ammalati nei loro casi, tramite, ringraziamo anche loro, i loro operatori di Telemia. Adesso vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. È sempre domenica, si sveglia la città con le campane.